Signor Castellucci, ci troviamo qui in via Alfonsine, ecco qui proprio accanto a dei compattatori. Che succederà qui? Non sappiamo ancora i tempi, fra quanto tempo, però succederà che cosa? Ci troviamo in questo momento, sotto qua ai nostri piedi, verrà fatto un tunnel, un passo carrabile che collegherà le due strutture, questa qui del centro commerciale Cospea col futuro polo commerciale MG dall'altra parte, per consentire il transito nei due sensi veicolare delle autovetture, e questa sarà una struttura privata, ad uso privato delle due, di collegamento fra le due strutture. Praticamente si verrà a configurare un'unica area commerciale, 15.000 metri quadrati, e questa struttura del centro commerciale di Cospea, e l'altra altrettanto, più o meno 14-15.000 metri quadrati, altrettanto anche l'altra, ecco, quindi diventa un'area commerciale complessivamente molto grande, di circa 30.000 metri quadrati, anche se sono due unità distinte fra di loro, però collegate da questo cordone ombelicale. Ecco, lei è l'ispiratore di questo comitato che si oppone alla costruzione del cavalcavia qui a Cospea. Sì. Si spiega perché? Sì, perché non lo volete? Ma perché noi cittadini residenti di questa zona, quando... E quanti siete? Scusi, quanti siete? I residenti in questa zona, diciamo. In questa zona, qui a Cospea oppure... No, qui proprio in questa zona che interessa, in questa zona interessata siamo, da questa, esatto, dalla costruzione circa del cavalcavia. 50 appartamenti, più poi ci sono uffici, e poi sì, c'è tutto Cospea, il sì, resto, certo, ma io parlo certo, di solo del plesso, certo, sì, sì, in cui è il centro commerciale. Maggiormente interessato. Questo è sede, sì, maggiormente esposto, perché è posizionato lungo via Alfonsine. E quindi... Ecco, perché vi opponete? Perché non volete la costruzione di questo cavalcavia? Ma perché? Perché questo cavalcavia creerà enormi difficoltà da un punto di vista ambientale, inquinamento ambientale, sia per quello che riguarda il PM10 sia per il rumore. Sarà una struttura alta 4 metri e quindi lei consideri 4 metri di altezza, le auto che salgono, scendono, insomma, e lo sforzo, il rumore, il monossido di carbonio che precipita in basso, che essendo più pesante viene in basso, il rumore che verrà imprigionato fra i due versanti, cioè fra la costruzione già presente e l'altra che verrà realizzata, creerà una sorta di cassa acustica di risonanza, per cui il rumore verrà amplificato enormemente. E voi tra l'altro contestate proprio al comune questo fatto, cioè di non aver effettuato la valutazione di impatto ambientale, giusto? Sì, infatti quello che ci ha stupito, perché noi di questa cosa non ne sapevamo nulla, avevamo per scontato che fosse stata fatta, ma però attraverso l'accesso agli atti ci siamo resi conto che non è stata assoggettata a via basse. Cioè praticamente è come se si andasse a realizzare una struttura in mezzo al deserto, in aperta campagna. Qui siamo a un chilometro dal centro della città, siamo al centro di un quartiere e una strada dove passano 8.000 autovetture in un senso, perché è stato rilevato statisticamente dall'amministrazione comunale qualche anno fa, quindi moltiplicando nei due sensi sono 16.000 autovetture che transito al giorno. I parcheggi sono 1.100 posti auto in questa attuale struttura già esistente, 997 saranno i parcheggi nell'altra struttura, che se si sommano fra di loro sono 2.000 parcheggi. Erroneamente, rispetto a quello che è stato detto, non so se malafede oppure così disguido, non si può valutare il traffico di 997 posti come se fossero nell'arco di una giornata. Perché dalle 997 posti di questo nuovo parcheggio, sì, oltre 1.100 già esistenti di questo vecchio, data. Sì. Perché non sono 997? Non sono, perché nell'arco dell'apertura di un centro commerciale sullo stesso posto auto circolano 5 autovetture, perché la permanenza media, cioè 5 ricambi, lei dice. 5 ricambi, da alcune statistiche che sono state fatte, in un posto auto c'è un ricambio nell'arco della 5 volte, per cui 2.000 per 5 sono 10.000. 16.000 sono le autovetture che passano ogni giorno, insomma noi ci troveremo affogati in mezzo a una mole di traffico notevole. Per questo voi avete fatto un esposto alla Procura della Repubblica? Sì, perché quando ci siamo resi conto di questo aspetto, che non è da poco, cioè è un aspetto rilevante, considerato che poi tra l'altro questa è la zona, una delle zone più inquinate della nostra città, perché il riferimento nostro come centralina di monitoraggio è quella delle Grazie, che sta a un chilometro di distanza da qua e ha già
la centralina, saprete dalla stampa, no? Perché insomma, è stato diffuso, la centralina delle Grazie è quella che ha più sfollamenti nell'arco dell'anno, sì. Sì, per il PM10, no? È quella che presenta più. Se poi andiamo ad aggiungerci quello che le stavo dicendo, poi tenga presente, insomma, no? Sarebbe stato possibile, buon senso amministrativo o a delle persone, avendo a disposizione, senza acquistarle, quindi avendo a disposizione una struttura come l'unità mobile di rilevamento ambientale della provincia, attualmente ce l'ha in dotazione, è stata trasferita all'ARPA, che cosa sarebbe costato rendersi conto qui, posizionarla qui per un po' di mesi e rendersi conto effettivamente dell'inquinamento che sarebbe stato prodotto nell'arco temporale di N mesi, compreso il periodo invernale quando sono accese i riscaldamenti, perché poi abbiamo dei dati a cui si fa riferimento a settembre, quando il riscaldamento delle case tra l'altro sono anche spenti, no? Sì. Ecco, insomma, ci sono anche questi dettagli, si è giocato anche su questi dettagli che insomma un po' lasciano perplessi. Dunque siete preoccupati ma non scoraggiati, ma io poniamo il caso che insomma non si fa questo cavia, ma beh, voi avete cerchiamo di fare il possibile. Voi farete il possibile per ostacolare la costruzione di questo cavia. Siamo determinati. Determinati, ecco. Ma ci sono delle alternative? Sì, ci sono alternative, noi abbiamo presentato 4 proposte all'amministrazione comunale su sollecitazione, invito dello stesso assessore, possiamo chiamare anche sfida, come per dire, se avete proposte, c'è stato fatele. Fatele. Voi l'avete fatte. Ci abbiamo lavorato un paio di mesi con amici, sì, ingegneri, architetti, cose, sono idee di progetto, proposte, certo, sono 4, tutte diverse fra di loro, però hanno una caratteristica unica che le richiude tutte e 4. L'economicità rispetto al cavalcavia, tutte costano di meno, cioè tutte e 4 le proposte prese singolarmente, addirittura la rotonda verso via Montefiorino costa un quarto, dico, ripeto per essere capito bene, costerebbe un quarto rispetto al costo del cavalcavia. Allora, essendo oneri di urbanizzazione, noi abbiamo detto, siccome San Giovanni e Prospea hanno bisogno di lavori manutentivi di riordinare, di rimettere a posto i 2 quartieri e l'amministrazione per problemi finanziari non riesce a soddisfare, bene, utilizziamo la differenza, l'economia rispetto al cavalcavia di quei soldi per sistemare i 2 quartieri, no, il buon senso dice questo, no? Utilizziamo questi oneri di urbanizzazione per cercare di recuperare, penso che questa, no, sia una proposta, sì. E con una rotonda, voglio dire, con modica spesa, tempi brevi, si risolverebbe ogni problema. Allora, si sente dire qualcosa all'assessore Malatesta, all'amministrazione comunale, insomma, per chiudere? Noi siamo sempre disponibili a un confronto, no? Nonostante abbiamo presentato questo esposto alla Procura, noi siamo disponibili a un confronto, noi siamo convinti che le nostre proposte siano valide, fattibili. Ci siamo confrontati con i cittadini e presto lo faremo anche tramite emittenti televisivi oppure stampa eccetera, ci torneremo sopra illustrando progetto per progetto i 4 progetti. Non è detto che debbano essere esclusivamente quei progetti, potrebbero esserci altri progetti alternativi, che noi non è che vogliamo che siano le nostre proposte, qualsiasi proposta venga fuori, all'infuori del cavalcavia per noi va bene. Basta mettersi intorno a un tavolo, quello che abbiamo sempre auspicato, e d'altronde è un esercizio di democrazia confrontarsi e anche rispondere ai cittadini. Va bene, grazie Castellucci. Prego.